Eccolo stile domani, ragazzi, rieccoci quanti, cariche pimpanti, arzilli nel canale, un altro bevi insieme, un buongiorno a tutti voi, buon risveglio in questo giovedì e in questo contenuto di giornata parliamo assolutamente delle ultime situazioni di mercato che si stanno delineando, finalmente in entrata, perché sappiamo che ci sono delle uscite che devono essere effettuate, soprattutto quelle di McKennie, Arthur e Kostic che possono portare un discreto gruzzoletto, però da quello che si titola oggi nei giornali e comunque tramite i portali più importanti social degli esperti di mercato, per Galeno sembra essere abbastanza avanzata la trattativa con i Lusitani che potrebbero cedere alla proposta di Giuntoli e anche il giocatore ha detto già sì al trasferimento, anche perché andrebbe a percepire 3 milioni di ingaggio netti e adesso ne prende la metà, 1,5 al Porto. E è secondo me una garanzia di poter essere un ottimo giocatore per gli esterni, per le fasce esterne d'attacco e come vice Vlahovic. E come dicevamo, la proposta di Giuntoli potrebbe aggirarsi intorno ai 30 milioni più bonus, abbastanza facili da raggiungere tramite le prestazioni del giocatore, le presenze e i raggiungimenti, i traguardi della squadra Juventus, augurandoci di poter vincere comunque qualche trofeo. Quindi, insomma, diciamo che ora bisogna solo aspettare perché quando c'è l'intesa col giocatore bisogna accelerare col club, perché avete visto anche con Todibo, c'era il sì del giocatore, il sì dell'entourage, tutto a posto, però non si trovava la quadratura del cerchio col Nizza. Stessa situazione col Porto, con una differenza sostanziale, che i portoghesi devono vendere, hanno un obbligo impellente di ritornare con il bilancio a posto, con l'UEFA, Ceferin, Infantino della FIFA che gli stanno addosso, proprio in modo tale che adempiano alle situazioni finanziarie del loro conto bancario. Quindi direi che potrebbe veramente sbloccarsi entro brevissimo. Quindi io mi aspetto veramente delle sorprese. Finalmente abbiamo deciso quale esterno prendere, Wenderson Galeno, e non si fanno, diciamo, tutti questi nomi che sentivamo a inizio mercato. Quindi contentissimo se la Juventus dovesse arrivare proprio lui, ve l'ho proprio scritto anche nel video del pomeriggio ieri, no? Questo acquisto mi gasa, come a dire. Sarebbe ottimo, ottimo anche dal punto di vista internazionale, perché è un giocatore che ha esperienza anche lì, in quel campo, in Champions League, e come ho detto, ha quella cattiveria agonistica necessaria per cominciare a creare dei leader tecnici in campo, perché noto dal triennio scorso che molti giocatori sono un po' molli, tendono a non andare sulle seconde palle, tendono a tirare indietro la gamba quando c'è un tackle. Bisogna cominciare a tentare di vincere più contrasti possibili e soprattutto essere cattivi sotto porta, perché a volte noi creiamo anche molte occasioni con tanti tiri in porta, ma non mettiamo a sigillo la palla, quindi non riusciamo a fare quei gol che servono per vincere contro l'avversario, anche magari giocando meglio. Quindi, come ho detto, Galeno potrebbe essere il profilo ideale. Poi, l'altra notizia fondamentale è quella che riguarda Tion Cobmeiners. Tutti voi avete ascoltato le parole di Gasperini che ha detto chiaramente che il giocatore vuole la Juventus, quindi in qualche modo c'è stato un litigio se vogliamo, però era chiaro che l'olandese volesse la Juventus, è stata l'Atalanta, quindi con lui e per Cassi a fare muro, perché altrimenti il ragazzo sarebbe andato via molto prima. Loro hanno tentato di trattenerlo anche per la Supercoppa Europea contro il Real Madrid, perché voglio fare bella figura e li capisco da un lato, però se il giocatore ha già l'accordo con una squadra da febbraio, già promesso sposo della Juve e di Thiago Motta che lo voleva su richiesta poi di Giuntoli all'inizio, visto che lo voleva già dai tempi di Napoli, è inutile fare muro soltanto perché magari ti sta sulle palle la Juventus, perché questa è la realtà dei fatti. Perché se fosse stata un'altra squadra come l'Inter, per esempio, avrebbero sicuramente mollato gli ormeggi e lo avrebbero consegnato nelle loro mani, anche con una formula più agevole. Mentre noi, come ho detto, adesso però, una volta fatta l'intesa con lui e il procuratore, che tra l'altro ha fatto dei like chiarissimi ai portali social della Juventus, bisogna affondare il colpo con un'offerta dignitosa. I 60 milioni sono irraggiungibili e non li dobbiamo raggiungere proprio per partito preso, perché è una valutazione assurda. Tra l'altro, tenendo conto anche che Cubmanes aveva avuto un lieve infortunio, quindi sicuramente arriverà alla Juventus all'ultimo, con la preparazione atletica non fatta con i compagni, e con un lieve infortunio alle spalle che l'aveva fatto saltare l'Europeo. E poi la Juventus potrà andare massimo, dico, a 55 milioni, compresi bonus. C'è chi dice 50 più 5 di bonus, c'è chi dice 51 più 4. Anche dall'Olanda sono sicuri che l'affare andrà in porto. Quindi la AZ Alkmaar, ex AZ Alkmaar, potrebbe finalmente approdare a Torino dopo che abbiamo fatto un tira e molla, dopo che abbiamo spinto tanto. Io nei miei video non ho mai mollato la presa, ho sempre detto che secondo me Todibo e Koopmeiners erano imprescindibili, piani A, e sarebbero probabilmente arrivati prima o poi.
e poi Galeno come esterni e vediamo adesso per Nico Gonzalez perché la concorrenza dell'Atalanta è comunque abbastanza ricca perché vorrebbero l'esterno, non si fermano a Retegui, bel acquisto tra l'altro dal Genoa per sostituire Scamacca, quindi complimenti a loro che l'hanno preso e ora però vorrebbero anche qualcun altro per infoltire, rimpolpare il reparto offensivo negli esterni, giocatore comunque duttile, come abbiamo detto, molto bravo tecnicamente, anche di un certa esperienza internazionale. E la Juventus però continua in questo momento a non voler accontentare la Fiorentina pagando il cartellino che si aggira anche lì attorno ai 25-30 milioni. Tecnicamente potremmo anche pagare, ma andresti veramente ad intaccare il bilancio e quindi l'unico modo sarebbe il prestito condito o obbligo di riscatto oppure le contropartite per abbassare il valore del cartellino di Nico Gonzalez. Come avete visto però McKennie, Arthur e Kostic, a parte che hanno degli stipendi abbastanza importanti, McKennie e Kostic sui 2 milioni e mezzo, Arthur 6 milioni, potrebbe tornare, come ho detto, in prestito alla Viola a Firenze, però, capito, la Fiorentina storce un po' il naso sotto quel punto di vista perché vorrebbe incassare del cash. Da un lato li capisco anche, quindi vedremo cosa deciderà di fare la Juventus. Sicuramente sta andando su dei profili che costino il meno possibile e che abbiano una resa buona. E anche perché i giocatori che noi stavamo puntando sono impossibili da raggiungere in prestito oneroso. Se avessero aperto quelle squadre lì al prestito oneroso o non avessero avuto pretese assurde come per Adeyemi 45-50, Sancho 47-50, avremmo anche potuto continuare la corsa per loro. Quando abbiamo capito che la United si è riconciliata con Sancho, Ten Hag, col giocatore stesso, Adeyemi ha voluto rimanere a Dortmund, capite che la situazione si è un po' arenata, eccetera. Quindi Galeno lo teniamo sempre lì nel piedistallo. E poi chiudiamo col discorso legato a Chiesa, perché anche qui non si capisce bene quello che è successo. A differenza di Koopmeiners che ha detto io voglio andare là, Chiesa non è stato chiaro. Ha continuato tramite il procuratore a contattare altri club all'estero in Italia, però lui non è che ha mai detto, a parte da poco, quando ha fatto quel simbolo bianco-nero, che vuole stare alla Juventus. Sta cercando di tenere i piedi in una scarpa. Quindi attenzione a come trattiamo Chiesa in questo fine scorcio di mercato, perché è fondamentale provare a rinnovarlo. Sembra adesso che Ramadani si sia convinto a farlo, anche con l'aiuto delle parole di Enrico Chiesa, padre di Federico, però finché non vediamo quella firma in calce sul contratto di rinnovo fino al 2026, minimo per un nuovo ponte, non possiamo cantare vittoria. Quindi nel frattempo, come ho detto, sia lui, Chiesa, che Milik sono reintegrati al momento, visto che non sono più sul mercato. Non sono arrivate offerte, però, come ho detto, finché non è fuori dalla Juventus, oppure finché non sappiamo che è integrante, parte integrante, della rosa, non possiamo dire nulla. Ditemi la vostra, forza io fino alla fine, scarica di commenti.